Un'azienda nata negli anni 80 nel solco della tradizione della lavorazione del vetro, cercando di fondere attraverso le nuove tecnologie della lavorazione del vetro curvato e mixando poi nei nuovi materiali che abbiamo presentato in questa occasione, vale a dire l'alluminio impresso fusione e materiali di ecocompatibili che sono legati a un discorso di ecosostenibilità che è uno degli elementi principali degli ultimi anni che l'azienda sta portando avanti. I nuovi prodotti che presentiamo quest'anno sono relativi a un tavolo allungabile disegnato da un architetto tedesco e dall'altra parte un altro tavolo allungabile disegnato dal gruppo Alter Lievore Molina che sviluppa, oltre all'utilizzo del cristallo, nuovi materiali che sono appunto l'alluminio e la lamiera. Un altro nuovo prodotto che presentiamo è la libreria Delphi. Una libreria in cristallo con varie dimensioni e componibile con una serie di elementi a due altezze, un'altezza di 1,70 m e un'altezza di 90 cm. Un altro nuovi prodotti che presentiamo sono gli specchi Lego e gli specchi Fiordaliso. Ecco, le caratteristiche di questi nuovi specchi sono che sono componibili e sono attraverso un sistema di incollaggio su un supporto permette la rotazione a 360 gradi e quindi dare la maggiore possibilità di componibilità agli elementi. Che negli ultimi anni sta cercando di sviluppare una serie di prodotti molto trasversali che vanno sia dall'ambito home ma all'ambito anche dell'ufficio. Quindi gli obiettivi che stiamo portando avanti sono proprio questi, di trovare degli elementi che cerchino di coniugare le funzioni per la casa ma anche le funzioni per l'ufficio, dato che anche l'ufficio sta diventando una sorta di seconda casa e quindi questi prodotti che associano questi nuovi materiali, il vetro, l'alluminio, il metallo e anche il legno, portano nel verso dell'ufficio un sapore e un calore casalingo e verso la casa un sapore e un calore più tecnologico, no? Di modo che possa esaltare la materia prima che è naturale dell'azienda, che è il vetro e tutte le sue lavorazioni.